Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuovo video, vi voglio parlare dei nuovi rossettini, questi qua di Kate Moss, che voi sapete che vi ho fatto questo video tanti anni fa in cui vi parlai di questi rossetti Kate Moss, ovviamente non questi che sono nuovi appena usciti, ma gli altri. Praticamente c'era quello rosso, c'era quello prugna che mi erano piaciuti tantissimo, casomai vi lascio il link qua in sovraimpressione da qualche parte, e mi erano piaciuti veramente tanto perché comunque costavano poco, avevano buoninci ed erano anche abbastanza buoni. Non cambia la questione prezzo. Io questi li ho comprati già da un po' di tempo, però comunque si trovano ancora perché io li ho visti in diverse profumerie. Li ho pagati tipo 5 euro, intorno ai 5 euro se non erro ognuno. E mi sono un po' pentita perché se sapevo ne compravo solo uno. Vabbè, devo dire la verità, li ho presi tutti e due, c'erano solo questi, altri colori non c'erano, se allora li avrei presi tutti, li ho comprati soprattutto per farvi il video. Se l'avessi dovuto prendere per me, cioè proprio per me per usarlo, sicuramente ne avrei preso solo uno. Le colorazioni sono molto molto simili, ragazze. Vi dicevo, non cambia la questione inci, sono sempre inci accettabili. Attenzione, non sono prodotti naturali assolutamente, però sono accettabili perché non hanno paraffina, non hanno ingredienti sensibilizzanti e dannosi, ma comunque hanno una base sintetica, quindi non sono naturali, però non sono dannosi, quindi non ci creano particolari problemi se li utilizziamo. La cosa però mi ha un po' deluso, a parte il packaging che è molto molto carino, questo rosa shabby chic. Adesso è la fase dello shabby chic, come sapete, come avete visto dal mio vlog che abbiamo fatto shopping per la casa. E quindi molto bellini i packaging. I prodotti mi hanno un po' deluso, nel senso che vi dico la verità. Allora, vi dico la verità come sempre, perché praticamente a me non me ne può fregare di meno, come vi dico sempre, tutte queste marche, la profumeria, ma di nessuna marca, perché come sapete io non collaboro con nessuna azienda, quindi da parte mia avete la più sincera verità assoluta, cioè vi dico proprio quello che penso, perché non mi frega niente né di Rimmel né di un altro. Cioè io se voglio un prodotto me lo vado a comprare, perché loro sicuro non me li mandano nemmeno, non mi si filano proprio, perché anzi se me li mandano hanno paura che io dico qualcosa di negativo, perché come sapete io ci tengo tantissimo alla qualità dei prodotti. Dico quello che penso e non me ne frega nulla di nessuna azienda, perché per me è importante la sincerità con voi assoluta. Quindi un prodottino me lo vado a comprare, mi dico mi piace, mi dico non mi piace, siete sicure che quello che vi dico è sicuro e certo al 100%. Perché vi dico questo? Perché ho visto un po' nel web delle recensioni positive su questi rossetti, questi qua nuovi. I vecchi pure io l'ho fatte positive le recensioni, perché comunque mi piacevano tanto, ve l'ho detto più volte, costavano poco, cioè nonostante che anche all'epoca me l'ero comprati io, avevo deciso io di fare il video, quindi non ho nessun rapporto con le aziende mai. Questo è importante, la sincerità è importante con voi. Però dico, è strano che questi prodotti siano piaciuti così tanto e abbiano avuto delle recensioni positive, perché per me è oggettivamente evidente che comunque sono prodotti, cioè non fanno schifo, però non sono prodotti chissà cosa, cioè una cosarella così, cioè proprio diciamo, vabbè, carino, però cioè niente di che. Io ho tanti rossetti nude perché io amo i rossetti nude, ce ne sono davvero tanti. Infatti fatemi sapere, mettete un bel pollice in su se volete il video su tutti i miei rossetti nude, ve ne faccio scoprire ragazzi tanti molto molto più belli di questi, addirittura anche migliori dal punto di vista dell'inci, perché si sta sempre a dire sta cosa che i prodotti naturali, i prodotti bio non sono al pari di quelli da profumeria. Ma dove? Cioè, un rossetto nude, questo qua, che non è comunque completamente naturale, quindi c'ha qualcosa di sintetico dentro per dargli una maggiore coprenza, una maggiore durata nel tempo, eppure comunque ce ne sono altri che sono completamente naturali, costano 10.000 volte meglio di questo, anche dal punto di vista della resistenza, della durata e della qualità. Quindi veramente assolutamente, c'è cioè, un rossettino che è così, cioè né carne né pesce, senza lode e senza infamia, si dice così, oddio, ho detto sto proverbio ma non ne sono sicura. Comunque, bando alle ciance, ve li faccio vedere. Questi sono i colori, ho preso 40 43 e 45, che ragazze sono molto molto simili. L'unica differenza è che il 43 tende a un beciolino un po' più pescato, quello che ho adesso, ed è un colore. Io considerate che ho fatto così per tipo 5 minuti, perché non sono molto molto
non si vedono tantissimo sulle labbra, c'è anche da dire che ho le labbra molto scure, quindi se le avete scure come le mie avrete questo problema che non si notano tantissimo, se le avete un po' più chiare forse qualcosa vedete. Comunque dopo aver fatto tipo un'ora così, l'aria tanto, cioè ho consumato mezzo rossetto, vabbè sto scherzando, però questo è il colore, beigeolino, è bellino, però io spesso vi dico la verità, ci metto anche un lucido labbra sopra perché a volte mi va pure un po' nelle pieghette, quindi perciò vi dico, come si fa, oddio lo lancio, come si fa a dire che è buono, è super buono, è promosso, cioè vabbè lasciamo stare. Comunque volevo farvi vedere il paragone con quest'altro, questo è quello che ho messo adesso, vedete un po' più aranciato, e questo un po' più praticamente rosa. Adesso vi faccio vedere pure questo qua che invece è il numero 45, ecco qua, faccio vedere, cioè questo qua, guardate, le avete contate? Avrò fatto tipo una ventina di strisciate, no? Facciamone altre 5. Ok, guardate cosa si vede, pochissimo, poco e niente, veramente si vede pochissimo. E io ho rossetti nude naturali che magari costano pure come questo, non è che costano tanto, che io faccio zac e mi viene un bellissimo effetto nude, che perché nude, cioè è vero che è naturale, però ci deve stare sulle labbra, non mi compro una cosa inutile. Comunque vi faccio vedere, metto anche il sopra, questo a me più che un rossetto, questo qua mi sembra un burro cacao colorato idratante, perché è confortevole, la cosa bella positiva è che è confortevole sulle labbra, quindi non dà fastidio, però comunque a livello di effetto non è nulla di particolare. Comunque io se proprio dovessi scegliere, sceglierei il numero 43, che essendo un po' più pescato, un po' più chiaro, si nota più sulle mie labbra, invece questo qua proprio si confonde tantissimo, e questo qua cioè tipo un burro cacao. Vabbè, comunque questa è la mia recensione per questi rossettini Rimmel. Ovviamente ragazze aspetto di leggere i vostri commenti, come al solito fatemi sapere voi se li avete provati, cosa ne pensate e se siete d'accordo con me, insomma fatemi sapere questa cosa, io ci tengo tantissimo tantissimo a essere sincera con voi, lo sapete, per me è la cosa più importante di tutte, perché io non me ne frega nulla di niente, me ne frega solo di essere sincera con voi, è una cosa importantissima, quindi spero che apprezziate questa mia sincerità e aspetto i vostri commenti, anche se magari ragazze fatemi sapere questa cosa, se magari ci sono altri prodotti nuovi che vorreste vedere, magari se mi suggerite qualcosa di nuovo nei commenti, che avete trovato qualcosa di nuovo di carino, e se volete vedere le mie ultime novità, io ho tanti trucchi nuovi che ho comprato eccetera, vi voglio tanto tanto far vedere, quindi fatemi sapere con un bel pollice in su e vi mando un bacio grandissimo. Mua! Ciao.